Allora, onorevole Iovino, buonasera. Volevo semplicemente una sua considerazione su questa commemorazione per Attilio Picoco, ma anche sull'arma. L'arma, una grande famiglia, l'arma dei carabinieri, ma qualche volta degli episodi che ribalzano alla cronaca sottolineano degli aspetti così brutti che solo, insomma, la memoria di chi poi muore facendo il proprio dovere può ripristinare questa grande famiglia. Sì, purtroppo tante volte fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce, quindi gli uomini dell'arma, gli uomini dell'onore dell'arma dei carabinieri sono un esempio per tutto il paese, tutto il popolo italiano, e dobbiamo tanto anche a persone come Attilio che hanno servito il paese veramente per tutta la vita. Purtroppo però veniamo a conoscenza di atti e fatti gravi come quelli che lei ha citato, che forse fanno un po' più di rumore mediatico. Noi chiediamo anche un po', diciamo, anche ai giornali che hanno un ruolo importante in questo paese di diffondere quanto più possibile l'attività degli uomini e delle donne dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, di tutti gli uomini e le donne che indossano una divisa e che servono al paese, perché questo è, diciamo, un messaggio culturale forse più importante che gli operatori possono fare e che la politica può anche seguire come esempio. Quindi oggi siamo stati qui a commemorare Attilio, a salutare la sua famiglia e a ringraziarlo per quello che ha fatto a lui insieme a tutti gli uomini dell'Arma dei Carabinieri. La ringrazio tantissimo, onorevole, le auguro un buon lavoro e viva l'Arma dei Carabinieri, onore a loro. Grazie.